proposito, lo sai che è uno spasimante? Non te l'avevo detto? Mi manda fiori tutti i giorni. Sì, l'ho conosciuto al supermercato. Buonasera, signora. Scusa un momento, buonasera. Sono venuta a ritirare il manichino che deve essere riparato. Ah, sì, lo prenda. E qual è? È questo. Questo? Sì, attenzione. Per favore, quando esce, mi chiuda la saracinesca. Ah, senz'altro, stia tranquilla. Grazie. Arrivederla. Arrivederla. Oh, niente, hanno ritirato un manichino. Cosa stavo dicendo? Ah, sì, non è proprio un adone, ma mi fa una corte spietata. Sì, certo. Vedremo come va in seguito. Va bene. Ciao, Carlo. Cucù. Senti. Lei è qui, ma è pazzo. Sì, sono pazzo d'amore per lei, non mangio più, non bevo più, non dormo più, non faccio niente. Ma lo sa che ho un marito che può arrivare da un momento all'altro? Ah, sì? Lo sa che è gelosissimo? Ah, sì? Sì, che è esasperato. La carappe. Beh, pezzo più, pezzo meno, cosa importa quando si nutre nel cuore un amore come quello che io nutro per lei? Ma allora lei non ha paura? Non ho paura, non lo devo, che venga suo marito, ci facciamo 4-5 risate. Oddio, chi sarà? È lui. No. Non facciamo scherzi. Adesso ha paura, eh? Beh, sì. E perché prima mi ha detto che non aveva paura? Beh, sono cose che si dicono, ma non si fanno. Tra me e suo marito c'è di mezzo il mare. Dove mi nascondo? Qua sotto. No, 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 tutto la chiave, tutto la chiave. E qui non ho... Ma no, non faccio scherzi, ribello. Dove mi metto? Dove mi nascondo? Faccia presto. Ho un'idea. Ah, ho capito, sì. Meraviglioso. Lei si mette qui, se stia fermo. Sì, sto fermo. Tanto lui frastornato come non si accorgerà di niente. Sto fermo, sì. Ma lo porto su. Sì. Lei se ne va via subito. Sì, ho capito. Fermo così. Lo mandi via subito. Sì, caro, vengo. Ma ci voleva tanto ad aprire. Stavo telefonando. Come mai così presto? Non hai fatto niente, non hai niente, avuto niente. Niente. Ho fatto il giro di tutti gli amici. Tutti, niente, inutilmente. Ah, l'hanno riportato? Sì, l'hanno riportato. Insomma, non mi resta che invocare l'anima di mio padre. Soltanto lui mi può dare un consiglio. Soltanto lui. Ma che cosa hai da guardare? Niente, padre. Niente. Papà. Che sei tanto caro, che sei tanto buono, papà. Ricordati di quando ero bambino, ricordati di quando ero vestito alla marinara, papà. Papà, se ci sei, batti un colpo. Ha risposto. Ma caro, è la spazzola che mi è caduta. Accidenti. Scusa, papà. Papà. Su, papà. Ma lascia perdere queste sciocchezze. Ma le chiami sciocchezze? Ma lo sai che lo spiritismo è riconosciuto dappertutto, in tutto il mondo, in Cina, in Perù, in sì. Giappone, in Inghilterra, no. in Francia, dappertutto. Piuttosto, perché non telefono al commendatore Carletti? Sì, Carletti. Lui potrebbe aiutarci, sì, Carletti, no? Sì. No, non ho avuto il coraggio di rivolgermi a Carletti. Oddio. E che cos'hai, caro? Ti senti male? No, niente, mi sembrava che mi girasse la testa, mi sembra che si muova tutto. Sì, no, no. Perché non vai a riposarti? Ah, sì, ma ti sembra questo il momento di riposarti? Dunque, Carletti, eh? Carletti, dicevi. E perché non ci vai tu da Carletti? Io? Sì, tu. E perché? So che faceva la corte a te, quindi vedrà molto più simpaticamente te di me. Me? Te di me. Tieni. Tieni. Fatti dare i denari. Sì. E dimmi che si tenga tutto quello che è rimasto. Sì, sì, vai. Vado. Vai. Sì, vado. Vai. Vado? Vai. E ricordati che se vengo a sapere che hai fatto la civetta, io ti ammazzo. Ma rifletti? Io ammazzo te, ammazzo lui, ammazzo tutti. Va Al bene. Punto in cui siamo, io faccio tutto una strage. Vai. Vado, eh? Vai. Speriamo almeno in questo Carletti. Oddio mio. Oddio come mi gira la testa. Oddio, mi sembra che questa casa già si stia popolando di fantasmi. Qui tutti si agitano, tutti si muovono, anche i manichini sono ossessionati in questo momento. Anche loro che dovevano essere la mia felicità e sono stati la mia disgrazia, perché non sono riuscito a vendere nemmeno uno di questi vestiti. Sono le vostre facce odiose che allontanano i clienti a teto. E anche a te! E anche a te! Ma guarda quanto è brutto questo! È bello lui! Come? Adesso sento anche le voci! Sento le voci!
Ma poi perché dovrei prendermela con voi? È tutta colpa mia, io sono un fallito, sono un buon a nulla. Ecco, 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 quello che ci vuole è un colpo di rivoltella e così tutto è finito. Del resto ci vuole un attimo di coraggio ed è veramente finito. Basta appoggiare la canna sulla tempia, così, ecco, ecco, io sento già il freddo dell'acciaio che penetra dentro il cervello. Poi si deve contare fino a tre e sopravviene la morte. Uno, due, e... no, 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 non avrò mai il coraggio, mi trema la mano, non sono capace. Oddio, 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 qui ricominciano le visioni, ma bisogna veramente farla finita. Ma perché mi trema la mano così? Forse perché ho paura di farmi veramente male, di ferirmi, di andare a finire all'ospedale. Sarà meglio che provi prima sui manichini. Tieni! E anche con te, tieni! E poi anche... proprio in questo momento, ma sì! Vengo, un momento! Ma che succede? Ho sentito degli spari, sparati i manichini. E a questo... perché non gli hai sparato? Bella carogna. Senti, piuttosto, dimmi, questo Carletti te li ha dati i denari? Non c'era. Ecco, non c'era, lo sapevo. Adesso io dovrò richiamare l'anima di mio padre. Zitta. Ma chi parla? Papà, questa volta me lo vuoi far sentire questo colpo? L'ho sentito? E l'ho sentito anch'io. Ecco che avevo ragione, il manichino si muoveva. È l'anima di mio padre dentro il manichino. Sei tu, papà? Sei tu? Sì, figlio mio. È lui. È lui. Papà! Ti ringrazio di essere venuto. Io ho chiamato il tuo nome tante volte. Ma io ero occupato. Non potevo venire. Lo sai che noi siamo sull'orlo del disastro, dell'abisso. Sì. E tu pensi che potrà accadere qualche cosa prima di stasera? Qualche cosa di buono, sì. Qualcosa di buono. Buono, siamo salvi, salvi. Figlio mio, adesso devo andar via. Ne vai, papà. L'anima non può trattenersi a lungo fra i mortali. Ne soffrirebbe, ed io ho già sofferto abbastanza. Lo credo. Papà, posso fare qualche cosa per te? Sì, figliuolo mio. Regalami un paio di pantaloni nuovi ed un gilet. Presto, subito, prendi due tagli di stoffa. Presto. Il negozio è a tua disposizione. Grazie. Certo, siamo sull'orlo di fallimento. Ecco qua i pantaloni e il gilet. Ma questa stoffa è buona? È lana pura, papà. Ma la sento un po' rugosa. È lana pura, papà. Sotto le dita. Pura. Boh. Ti voglio dare un bacio, figlio mio. Subito, papà. Vieni a papà tuo. Io mi vedo spesso con tua madre e anche con tua sorella. Ah, sì, papà. Lassù mi trovo. E anche a te, figliolo mio, un bacio. E io che c'entro? Andiamo, via, su. Ma io non c'entro niente. Vuole baciare? È la buon'anima di papà. Ah, già, è papà. È la buon'anima di papà. Reggi, io sono la buon'anima. Sì. Anche tu sei buono, com'è buono, com'è buono. Sì. Dammi un bacio, figlia mia. È buono, sai. Ecco qua. Papà. Vorrei stare due ore così. Papà. Oh, che c'è? Mi sembra che adesso stai esagerando. Ma perché sto esagerando? Scusa, mia nuora, è tua moglie. Esagero. Ma anche così, da ragazzina era peggio. Papà. Mi ha preso schiaffone questo. Papà. Ciao, tesoro. Papà. Che vuoi? Posso rifare qualche cosa per te? Sì, caro bambino mio, apri la porta. Subito, papà. Apri la porta. Senti, papà, questo ce lo lasci per ricordo? Carognetta. Papà. Oh. La porta è aperta. Grazie. E adesso mi dai la tua benedizione? Come no, te la do doppia. Ti benedico, figlio mio, anche a te, figliola mia cara. Sì, papà. Un bacio sulla testa e non chiamatemi più. No. Non chiamarmi più, perché io non potrò più venire. Se tu mi chiami, le altre anime si offendono, mi mettono il broncio, il muso. Sa, io vado, eh?